verso l'unità. Lo slogan va inteso secondo due sensi. Primo, ci stiamo avvicinando sempre più alla data delle celebrazioni del 150° anno dell'unità. Secondo, per dare titolo al convegno che i quattro Atenei statali di Roma hanno promosso per ricordare quei letterati, eroi e patrioti che hanno permesso la costruzione della nostra nazione. Così, alla presenza del Presidente della Repubblica, si è cominciato a parlare delle eredità lasciate dal nostro Risorgimento. Fatta l'Italia, bisogna fare sempre gli italiani, un processo in divenire. Le università romane hanno voluto iniziare le celebrazioni di 150 anni col Presidente della Repubblica. C'è una Italia che si impegna, che studia, che va avanti rispetto forse a un'Italia che ci piace di meno. Quindi il Risorgimento è questo, riuscire sempre a dare il meglio di noi in Italia ma anche nel resto del mondo, ormai il mondo è globalizzato. L'attualità è nel continuo aggiornamento, continua riflessione, critica, autocritica di che cosa tiene insieme, quali sono le ragioni che tengono insieme una nazione, un popolo, un paese, secondo i vari termini che si usano, al di là delle legittime contrapposizioni e divisioni. L'Aula Magna della Sapienza ha fatto da sfondo ad una giornata ricca di contenuti significativi in una sala gremita di ospiti illustri del mondo accademico e politico. Cosa ereditano i giovani di oggi da questo movimento? Io penso che da un certo punto di vista ci sono delle eredità importanti che ci arrivano dal Risorgimento, e cioè la costruzione dello Stato unitario significa la costruzione di uno Stato dotato di una Costituzione e di istituti rappresentativi. Al tempo stesso è, come dire, una realtà, una cultura politica molto lontana dalla nostra. In definitiva lo Stato unitario che viene costruito nel 1861 è una monarchia. Le riflessioni e gli appuntamenti continueranno nei prossimi giorni nelle altre università che hanno aderito all'iniziativa.